E ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Guardate un po' dove sono. Sono in Piemonte, sopra il parco fluviale del Po, vicino Casale Monferrato, per farvi scoprire questa bellissima casa sull'albero. In realtà ce ne sono due, perché un'altra è alle mie spalle, poco più avanti. Siamo all'agriturismo Parco del Grep, uno dei posti più speciali che c'è in questa zona. È un posto che personalmente inseguivo da tanto tempo, che volevo venirci da tanto tempo, proprio per farvi vedere queste bellissime case sull'albero, di design molto di stile che hanno, che vale la pena conosciate, perché se come me siete amanti dei glamping e dei posti insoliti dove poter dormire in Italia, questo posto assolutamente lo dovete conoscere. Ora vi faccio vedere un po' di cosa si tratta. Qui c'è un parco di 10 ettari di grandezza, che in gran parte è bosco e poi una parte è stata anche bonificato, bellissimo, dove siete completamente immersi nella natura e dove veramente vi potete rilassare un po', fuggendo da quello che è il caos della città. Adesso andiamo a vedere un pochino meglio questa struttura alle mie spalle, questa bellissima casa sull'albero, com'è fatta e quanto è bella. Allora, prima di entrare dentro vi voglio dare qualche informazione in più. In pratica questo agriturismo è gestito da due cugini, uno dei quali è un architetto che ha progettato direttamente questa bellissima struttura e l'altra, e è veramente molto ben fatta, tutta in legno, tra l'altro anche coibentata all'interno, quindi non c'è nessun tipo di problema né di caldo né di freddo. Oggi, che è una giornata di, dovrebbe essere primavera perché siamo diciamo a metà aprile, però è una giornata un pochino nuvolosa, il tempo è quello che è, però sicuramente è un ambiente che si adatta benissimo anche a questo tipo di giornate, e quindi che vi farà godere e vi farà apprezzare anche un paesaggio e un metro del genere in questa bellissima location. Da queste scale qui si accede all'interno, ve la faccio vedere. Io penso che ne rimarrete entusiasti, perché vale veramente la pena prendere in considerazione un alloggio del genere per venire qua nel Monferrato, insomma in queste zone del Piemonte, a godersi un po' la natura e un po' la pace che riesce a offrire un posto del genere. Allora, credetemi che l'atmosfera che si respira qua è davvero fantastica, un odore incredibile di legno, di abete, di pino, incredibile. E adesso vi faccio vedere un po' di cosa si tratta l'interno. Guardate semplicemente all'esterno come ben curata, anche se è molto semplice, però è veramente molto ben fatta. Ha questa bellissima vetrata all'ingresso che vi permette poi di entrare in questa bellissima stanza, che è poi in realtà la casa sull'albero, tutta molto curata, tutto in legno, con la parete verde dietro, questa sorta di parquet che sono delle tavole di legno in terra. È presente un letto matrimoniale, questo che vedete alle mie spalle. In più è stato aggiunto anche un letto ulteriore, a un letto a castello, nel caso ci siano famiglie che hanno un bambino, o magari, non lo so, per esempio un gruppo di tre amiche che decide di venire a passare qui qualche notte. Naturalmente c'è sia il condizionatore che una piccola stufetta elettrica nel caso abbiate freddo. Il condizionatore vi può aiutare anche nelle giornate particolarmente calde, anche se secondo me qui, essendo un pochino in quota, non ne avrete bisogno. E poi guardate qua il bagno. Entriamo nel bagno con la doccia, il water e anche questo bellissimo specchio, tutto sempre in legno. Anche questi mobili danno proprio l'idea di solidità, molto ben fatti. Tra l'altro si ha anche una finestra che dà sulla parte di giardino esterno, molto molto carina, e se non erro il sole dovrebbe sorgere in quella direzione. Qui al Parco del Grep viene offerto anche un servizio di picnic o di cena a picnic servita qua all'interno della struttura. Vi farò vedere più tardi una location che è più avanti qua dietro, dove ci sono due torri medievali, dove è stato allestito anche un'area picnic che viene usata sia dalla struttura per organizzare dei piccoli eventi, ma anche per le persone che soggiornano in questa struttura e vogliono magari farsi un bel picnic in mezzo al verde, se non lo vogliono fare direttamente qua dove c'è la casa sull'albero. Oggi, che la giornata non è granché, è molto nuvoloso, abbiamo deciso di far portare tutto qua, quindi cercherò di farvi vedere quello che è il picnic, o diciamo la cena, ve la farò vedere qua, che penso che renda ugualmente, ma semplicemente per darvi l'idea di quanto può essere versatile e
si può usufruire di questa bellissima casa sull'albero anche in diverse modalità. Qui all'agriturismo nel Parco del Grep è arrivato anche il momento della cena, sono circa le 7, qui si mangia un pochino prima, ma insomma potete decidere voi a che ora farvela portare. Guardate un po' cosa mi hanno portato. Abbiamo deciso che farò la cena qua sul terrazzo davanti alla camera, guardate che spettacolo, e anche se la temperatura non è proprio estiva, secondo me vale la pena farla qui fuori, semplicemente anche per sentire tutti i rumori della natura molto belli, ma anche per apprezzare davvero il contesto che è proprio fantastico. La cosa interessante del cestino che mi hanno portato, e naturalmente guardate un po', qui c'è tutto e vi faccio vedere ancora meglio da vicino. La cosa interessante è che tutti i prodotti che mi sono stati portati sono prodotti che vengono coltivati in loco, quindi veramente a chilometro zero, perché questa proprietà ha anche la disponibilità di un grande orto qui all'interno del parco, dove coltivano un sacco di cose che gli servono anche per fare le colazioni e le cene, quindi davvero davvero interessante. Adesso vi ho portato davanti l'altra casa sull'albero, guardate un pochino com'è. Questa qui è, diciamo, un pochino più libera sulla parte posteriore di alberi. Ha praticamente un albero che lo attraversa, diciamo, questa parte qua, questa parte di terrazzo, ed è un pochino diversa rispetto all'altra, però molto molto bella. Questa qui si affaccia, a differenza dell'altra, verso est, quindi avrete il sole quando sorge in faccia. E ora andiamo a vederla dentro, perché anche questa qui merita moltissimo di essere vista, soprattutto all'interno. Sono adesso davanti l'altra casa sull'albero, questa, come vi dicevo, è un po' diversa. A questa pianta che passa attraverso, diciamo, questo balcone che dà sulla foresta. Il balcone, oltre a dare sulla foresta, dà anche verso est, quindi la mattina vedrete il sole sorgere, e guardate un po', è un pochino più, diciamo, moderna rispetto all'altra. Probabilmente anche gli interni sono interni bianchi, non sono interni in legno come l'altra, però molto molto particolare. Anche questa struttura qui è stata disegnata e progettata da uno dei due proprietari, che è un architetto, e credo che abbiano fatto veramente un bellissimo lavoro. Naturalmente anche per questa struttura potrete decidere di cenare direttamente qua in camera, fare se no un picnic in uno spazio qua vicino adibito a questo, ma per esempio in delle giornate che non sono granché come oggi, io vi consiglio di farvi portare la roba qua, vi gustate, diciamo, il picnic o la cena nel vostro massimo, nella vostra massima intimità, nel massimo relax, e altrimenti la proprietà vi può anche suggerire alcune strutture nelle vicinanze dove potrete andare a mangiare. Quindi veramente c'è l'imbarazzo della scelta, sicuramente starete molto bene. La colazione vi verrà servita in una struttura adiacente a quella principale, composta da prodotti dolciari, frutta, marmellatine e quant'altro, veramente non vi mancherà proprio niente. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, sia stato interessante per voi. Io sono in ripartenza da questo bellissimo posto. Nella descrizione del video vi lascerò tutti i riferimenti per trovare ulteriori informazioni su questa struttura, capire come prenotarla, vedere la disponibilità, insomma, troverete tutto nella descrizione. Mi raccomando, lasciate un like al video se vi è piaciuto, condividetelo con le persone a cui pensate possa essere utile. Noi ci vediamo molto molto presto in una nuova avventura, sempre qua sul canale.